chasing down the days of fear, chasing down a dream before it disappeared. I was aching to be somewhere near. Your voice was all I heard. I was shaking from a storm in me, haunted by the specters that we had to see. Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. And we were pilgrims on our way. I woke up at the moment when the miracle occurred. Heard a song that made some sense out of the world. Eccoci qua con i giovani di GoVolt, campionissimi per ora, 2 vittorie su 2, e avete battuto A come A, che avevamo vinto la prima partita, quindi siete praticamente in finale. Tutto dipenderà dall'ultima partita, ma siete messi molto bene. Ragazzi, oggi 2-0, schiantati senza nessuna possibilità di replica. Davide, come commenti la prima partita? Ma stiamo crescendo a vista d'occhio. Le prime partite abbiamo avuto le nostre difficoltà, ma oggi abbiamo giocato veramente bene. Eravamo anche in 4, quindi senza cambi. E devo dire che, insomma, stiamo crescendo. Speriamo di arrivare più in là possibile. Erika, tu sei invece l'unica... Rachele, scusami. Come Erika, dai! Erika, ti gioca nell'altra squadra. Scusami, Rachele, tu sei l'unica squadra del gruppo, come l'unica ragazza del gruppo, anzi. Come ti sembra questo gruppo di colleghi? Come ci si sente a giocare insieme, oltre che a lavorarci insieme? E comunque essere l'unica donna non è sempre facile, però devo dire che oggi sono stati tutti molto bravi. Nessuno si è mai arrabbiato con me, io non mi sono mai arrabbiato con nessuno, quindi intesa perfetta, direi. Perfetto, a volte va tutto liscio fino in fondo, speriamo di vedervi in finale, in bocca al lupo per la prossima. Crepi il lupo, forza GoVolt. Eccoci con i ragazzi di A come A, è arrivata purtroppo una sconfitta dopo un buon inizio di una vittoria di 2 settimane fa. Adesso con la vittoria si sarebbe reso molto più semplice il cammino per la finale, adesso è un po' più complicato, siete obbligati a vincere la prossima. Cosa è successo oggi? 2-0, come vi spiegate questa sconfitta? Oggi direi che abbiamo fatto proprio fatica a partire, a gestire i tanti numeri presenti, abbiamo fatto un po' di casino con i cambi. Secondo me anche il fatto che appunto siamo entrati e regolarmente sbagliavamo la prima battuta della persona che entrava è abbastanza sintomo di quello che è successo, è andata così, bravi loro comunque. Abbiamo già incontrati l'amichevole, comunque era stato un po' più combattuto, devo essere sincero. Dobbiamo vincere la prossima, ma noi di A come A siamo abituati alle rimonte. Esatto, che già tra squadra e calcio ci ha già mostrato. La squadra del calcio ha regalato emozioni. Una squadra imprevedibile. Esatto. Perde le partite già vinte e vince le partite perse. Adesso però manca l'ultima partita. La conformazione oggi l'avete in tantissimi. Sì. È una cosa positiva, essendo così tanti, poi può creare un po' scompiglio forse nel... Secondo me è positiva, va solo gestita. Ci siamo divertiti, che è la cosa importante, e va solo un po' gestita, ma più che altro di testa. Perché sennò questo entrare e uscire ti manda un po' in tilt. Basta solo essere un po' concentrati e poi va benissimo così. Va bene ragazzi, allora in bocca al lupo per la prossima, lì bisogna vincere. Ci vediamo presto. Grazie. Ciao, grazie.